Prova, 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 prova. Uno, due, tre, prova.
Signore e signori appassionati di pallamano, siamo in diretta dal Handball Arena di Leno per il match valido per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A Beretta femminile fra Leno e Santarelli Cingoli. Un match importantissimo in chiave salvezza, 7 punti per il Leno, 4 per il Santarelli Cingoli, che però ha 3 partite da recuperare in più rispetto al Leno, 2 le partite da recuperare appunto per la formazione di casa, 5 per la formazione marchigiana invece, che non scende in campo per una partita ufficiale da gennaio, quindi sicuramente tanta voglia di fare bene da una parte e dall'altra, obiettivo in palio sicuramente alto, e appunto vedete già che sono già in campo le formazioni e si dovrebbe iniziare appunto a breve in pantaloncini blu e maglietta gialla e blu il Leno, completo invece nero per il Santarelli Cingoli, che gestirà il primo possesso di questo incontro. Tutto è pronto, adesso richiama l'arbitro le ragazze e dà il via adesso in perfetto orario al match. Quindi il primo possesso palla per Cingoli. Torelli in posizione centrale, scambia con Leonardone, ancora Torelli. Adesso giro palla sempre di Cingoli. Leonardone in posizione centrale, adesso non riesce ad andare al tiro la formazione ospite. Fallo però ai danni delle ragazze in maglia nera. Quindi ancora possesso per il Cingoli. Solito scambio Torelli. Va al tiro immediatamente la giocatrice numero 8 Bellieri, trova però il palo e quindi adesso ripartenza veloce per Leno, servita immediatamente Anfredi che va al tiro, trova un'ottima risposta del portiere ospite. Quindi avvio subito intenso da parte delle due squadre, che appunto sicuramente hanno bisogno di punti per sollevare un po' le sorti di questo campionato. Ci prova adesso ancora Cingoli, sempre con Veglieri, fermata ancora irregolarmente la difesa linese. Torelli per Leonardone. Torelli ancora. Leonardone in posizione centrale. Prova a sfondare, va al tiro Leonardone, trova il primo gol dell'incontro Leonardone, un gol importante. Dall'altra parte subito il Leno, uno scambio veloce che serve Turina, va alla conclusione e trova la risposta del portiere ospite, aiutata anche dalla traversa. Ritmi alti, primo gol per il Cingoli, dall'altra parte ci ha provato Turina, però ha trovato veramente una buona risposta del portiere di Cingoli. Adesso ancora Torelli, prova ad andare alla conclusione, fischiata un'infrazione però in attacco alla formazione marchigiana. Allora ripartenza ancora veloce con Kirillova per Francesconi, si libera Francesconi, va da sola Francesconi, fermata regolarmente da Mariniello. Possesso ancora per la formazione bresciana. De Angelis per Francesconi. Kirillova. Francesconi centrale, ancora De Angelis. Provano adesso uno scambio veloce. Kirillova cerca di liberarsi, trova ancora un'infrazione in fase difensiva. Kirillova per Francesconi. Francesconi prova un'imbucata, ancora possesso però lenese, va al tiro Kirillova, nessuna irregolarità e quindi ripartenza ancora di Cingoli. Leonardone va alla conclusione, un tiro però pretenzioso che finisce alto sopra la porta difesa da Ramazzotti. Kirillova adesso ancora, Leno che cerca il primo gol ma infrazione in attacco per le lenesi. Adesso predica calma anche Simone Ciattaglia, allenatore di Cingoli.
Lenardon per Torelli in posizione centrale. Solito scambio Bellieri, Torelli, Lenardon. Torelli non riesce ad andare al tiro, serve ancora Lenardon. Bellieri, Lenardon che ha un po' di spazio, lo sfrutta, fermata irregolarmente. Arriva anche un cartellino giallo per De Angelis. Torelli per Lenardon, solita manovra vista in questi primi quasi 5 minuti di gioco qui all'Handball Arena di Leno per il Cingoli. Bellieri non trova il barco, Lenardon invece lo trova e trova anche un grandissimo gol che vale il 2-0. Parte sicuramente meglio il Cingoli, è partito sicuramente meglio il Cingoli, ha trovato veramente un grandissimo gol in questo frangente. Adesso serve la reazione del Leno, 5 minuti di gioco che stanno per scoccare, 2-0 per la formazione ospite. Francesconi, Kirillova si libera, serve De Angelis, Turina ancora la parata, portiere ospite, ottimo l'intervento di Battenti. Dall'altra parte ci prova Torelli, fermata dalla difesa. Ancora Torelli, adesso Bellieri con calma, serve ancora Torelli, palla che arriva adesso a Lenardon. Adesso infrazione in attacco, vuole ripartire veloce il Leno, no, non ce la fa, pallone ancora per Kirillova che si affida addirittura a Ramazzotti, ripartono così. De Angelis centralmente per Francesconi, adesso deve sbloccarsi il Leno. Sempre manovra un po' meccanica però per il Leno, macchinosa. Francesconi per De Angelis, Turina adesso, Francesconi, De Angelis, Kirillova, Francesconi, Turina, Francesconi, Kirillova, De Angelis con un bruttissimo pallone per Francesconi, pallone che finisce fuori e può ripartire nuovamente il Cingoli, veramente tantissimi problemi in fase offensiva per il Leno che è andato poche volte al tiro e quando c'è andato ha trovato poi un'ottima i legna battenti, però veramente tanti problemi in fase d'attacco nel corso di questo campionato per il Leno che si sono visti in questi primi 7 minuti di match. Adesso va al tiro e tiro che non entra, ha avuto l'illusione ottica del gol, era andata al tiro Iudica, però palo più forse una deviazione di Ramazzotti, le hanno detto di no. Dall'altra parte sempre l'ottima difesa di Cingoli che impedisce la manovra veloce del Leno. Francesconi ancora per Kirillova, Kirillova per Francesconi, va al tiro Francesconi e trova il primo gol per il Leno. Francesconi, bel gol questo di Anna Giulia Francesconi, non ha potuto nulla questa volta Battenti, 2-1 e svantaggio dimezzato per il Leno. Adesso 3 gol in 8 minuti, non si è segnato sicuramente molto, i ritmi sono stati comunque alti. Adesso Lenardon per Iudica, Lenardon per Torelli, ancora allenatore centrale, questo tiro facile però per Ramazzotti che para in tranquillità e serve benissimo Lanfredi che va al tiro, Lanfredi e non trova il gol, incredibilmente colpisce la traversa adesso, però un ottimo recupero, fase difensiva del Leno che commette fallo, ma un fallo speso benissimo che in questo caso un po' di imprecisione in attacco per Lanfredi che è andata a botta sicura, colpito però l'incrocio dei pali.
Adesso Torelli per Lenardon. Torelli ancora. Torelli, Mariniello. Lenardon non trova il varco per andare al tiro. Lenardon per Torelli. Lenardon ancora, Iudica al tiro, tiro difficile che termina a lato la porta di difesa Ramazzotti. Ripartenza adesso veloce con De Angelis che prova e a servire Turina, la serve, questa volta trova il gol, primo gol anche per Turina, e 2-2 quando sta per terminare il decimo minuto di gioco. Quindi perfetta parità qui all'Handball Arena di Leno. Veramente due squadre che si giocano moltissimo oggi, forse anche un po' di tensione, assolutamente comprensibile. Adesso un po' di confusione, viene fermata Mariniello in maniera irregolare. Torelli per Lenardon. Torelli ancora. Adesso qualche difficoltà da domesticare il pallone per Iudica, no, per Veglieri, scusate. Torelli, fermata in maniera irregolare Bartolucci. Chiara Bartolucci. Torelli per Lenardon, ancora Lenardon al tiro, fermata però irregolarmente da De Angelis. Va al tiro Lenardon, colpisce la traversa e poi il pallone gestito in tranquillità da Kirillova. De Angelis per Francesconi che trova una bellissima imbucata per Andreani, fischiata però un'invasione. Una bellissima giocata di Anna Giulia Francesconi. Andreani però era in già al di là e quindi in posizione, se vogliamo, irregolare. Torelli gioca ancora con Veglieri e anche con Lenardon. Veglieri per Lenardon. Torelli ancora, Anna Giulia Francesconi decisiva anche in fase difensiva. De Angelis per Francesconi, ancora Francesconi che va al tiro e trova la risposta di un'ottima battenti. Lenardon per Torelli che va alla conclusione. Bellissimo gol di Cingoli. Torelli, un'ottima conclusione. 3-2, torna in vantaggio la formazione marchigiana. Oh, pallone perso malamente da Kirillova, pallone che le rimbalza sul piede, e quindi nuovo possesso per Cingoli. Torelli per Lenardon ancora. Torelli va alla conclusione, Veglieri, deviazione della difesa però, e quindi nuovo possesso per Cingoli. Lenardon per Torelli. Veglieri con un terzo tempo. Torelli ancora per Veglieri. Torelli cerca un varco, chiamato in causa ancora Lenardon che va alla conclusione, palla che finisce però a lato, e quindi nuova ripartenza con Kirillova, sempre per Francesconi veloce per De Angelis che prova ad andare alla conclusione, cerca un passaggio difficilissimo per Andreani, ravvisato però un fallo, e quindi palla ancora nelle mani delle giocatrici in maglia giallo-blu. Francesconi per De Angelis, ancora Francesconi per Kirillova al tiro, ancora la deviazione di Battenti, aiutata dal palo però ancora decisiva Battenti. Veramente partita che
continua a mantenersi su ritmi abbastanza alti, però risultato che comunque rimane tutto sommato contenuto, 3-2 al 14esimo minuto. Lenardone adesso alla conclusione, c'è però un fallo in difesa di Andreani, quindi nuovo possesso per le ragazze di Simone Ciattaglia. Torelli per Lenardon, va alla conclusione ancora la numero 5 Faris, trova un'ottima risposta di Ramazzotti che serve alla grande Lanfredi che va alla conclusione, fermata però in maniera irregolare, questo non visto dall'arbitro, trova comunque un'ottima parata di battenti dall'altra parte, ripartenza veloce e fermata in maniera irregolare. Giudica adesso però, fischia due minuti a Torelli, però due minuti, allora c'era un fallo. Beh, sta di fatto che si prende due minuti Jessica Torelli, quindi inferiorità numerica adesso per Santarelli Cingoli quando scocca il quindicesimo minuto di gioco e fermata irregolarmente Giudica, e quindi rigore. Andrà Lenardon. Lenardon contro Ramazzotti. Lenardon col senza finte trova la deviazione di Ramazzotti e poi il palo che aiuta il portiere italo argentino dell'Eno. 3-2, mantiene a galla le proprie compagne di squadra Ramazzotti, adesso possesso per l'Eno che può sfruttare la superiorità numerica. Francesconi per De Angelis, ancora Kirillova cerca di liberarsi, fermata in maniera irregolare. Francesconi, De Angelis, Kirillova, Francesconi, serve Lanfredi che va alla conclusione e trova il gol del pareggio, 3-3, quando è appena scoccato il sedicesimo minuto di gioco. Torna a regnare l'equilibrio. Lenardon per Giudica. Giudica per Lenardon. Giudica Lenardon. Ancora Veglieri prova a liberarsi. Trova ancora un tiro di Giudica, aiutata dalla traversa. Rimpallo sfortunato per Ramazzotti e adesso invece prova la giocata rapida Kirillova per Andreani, non riesce a raggiungere la giocatrice numero 43 dell'Eno, quindi nulla da fare, torna in vantaggio il Santarelli Cingoli, 4-3. Bartolucci in posizione centrale, Sara Bartolucci che scambia con Lenardon. Lenardon ancora cerca un varco, non lo trova, ancora chiamata in casa Giudica. Lenardon per Sara Bartolucci. Lenardon non trova il varco, si libera però la grande Sara Bartolucci, colpisce però il palo. Adesso ripartenza veloce per Turina che trova un grandissimo gol, 4-4, 18 minuti di gioco. 4-4, non tanti gol segnati come abbiamo detto, però equilibrio che dà comunque un certo appeal a questa partita. Lenardon adesso che serve Chiara Bartolucci, fermata da Francesconi, ottima la fase difensiva come sempre di Anna Giulia Francesconi.
Bartolucci. Giudica forse un fallo di piede non ravvisato dagli arbitri, vanno comunque alla conclusione dei giocatrici di cingoli, trovano la deviazione della difesa e poi la parata di Ramazzotti. Dall'altra parte Francesconi in velocità, fermata in maniera irregolare, e un cartellino giallo per Veglieri. De Angelis per Kirillova. Kirillova, De Angelis. Francesconi alla conclusione, smorzata dalla difesa marchigiana. Bartolucci per Torelli, tornata in campo. Torelli per ancora Bartolucci, Sara Bartolucci, fermata da Turina irregolarmente, però quindi nuovo possesso per Cingoli. Torelli, Bartolucci, Sara Bartolucci non forza il gioco, ancora Torelli che si libera bene, però subisce un fallo di De Angelis. Torelli per Lenardon, va alla conclusione ancora a Cingoli, però invasione di Faris dall'altra parte, prova velocemente Francesconi, trova un ottimo gol Francesconi, in più anche un cartellino giallo per Faris. Sta di fatto che arriva il primo vantaggio per il Leno, 5-4 al 20° minuto. Primo time out chiesto da Cingoli. Sono tornate in campo le due formazioni, possesso per le giocatrici Santarelli Cingoli, entrate in campo anche col numero 17 Cipolloni. Adesso, solito scambio con Torelli in posizione centrale, chiamata in causa anche Cipolloni, prova a liberarsi Lenardon senza successo. Cipolloni per Torelli, ancora Cipolloni, Torelli, Lenardon. Don per Torelli, Cipolloni, suo passivo anche, deve andare alla conclusione il Cingoli, lo fa ma in maniera irregolare e quindi può ripartire nuovamente il Leno. Però nulla da fare anche in attacco per la formazione bresciana, rimane sul 5-4 il punteggio in favore delle lenesi.
rientra sul parquet anche la numero 3 Sara Bartolucci, che tocca adesso il pallone Torelli per Cipolloni. Sara Bartolucci, ancora Torelli. Faris in posizione di pivot per Cipolloni, ancora Sara Bartolucci, Cipolloni. Adesso fa fatica a trovare un varco. Cingoli prova un'imbucata non sfruttata. Allora Francesconi, Francesconi che riparte in velocità, fa tutto da solo Anna Giulia. Francesconi viene anche fermata con uno sfondamento, forse un po' egoista qui Anna Giulia. Francesconi adesso però deve difendere Lenardon, prova a servire Cipolloni che serve a sua volta a Faris, e viene fischiato anche un rigore per un fallo di Francesconi. So che è richiamata e catechizzata Francesconi da Giovanni Bravi, mentre dai 7 metri si presenta Cipolloni. Cipolloni contro Ramazzotti che ha già parato il rigore. Cipolloni questa volta batte Ramazzotti e quindi gol del pareggio 5-5, quando siamo a 23 minuti e 20 secondi in questo match. Kirillova, ancora Kirillova che va alla conclusione, è una bruttissima conclusione, fermata però, no, però con una deviazione, quindi nuovo possesso di Percingoli. Fortunata qui la formazione di casa, perché la conclusione di Kirillova sicuramente non era irresistibile. De Angelis per Francesconi, Francesconi ancora per De Angelis, Francesconi, Kirillova, De Angelis, Kirillova prova a liberarsi, serve De Angelis che a sua volta serve Lanfredi, va alla conclusione Olga Lanfredi, nuovo vantaggio per il Leno 6-5, lo stiamo arrivando al 25esimo minuto. Lenardon adesso, Cipolloni va alla conclusione, fermata però in maniera irregolare. Torelli per Cipolloni, ancora Cipolloni, Torelli, Torelli per Cipolloni, Cipolloni va alla conclusione murata dalla difesa allenese. Adesso può ripartire la formazione giallo-blu. Prova ad andare con Cipolloni, Kirillova. Kirillova cerca di penetrare, fermata in maniera irregolare. Azioni solitarie però delle giocatrici lenesi, che forse potrebbero cercare di collaborare un po' di più in fase offensiva. De Angelis per Francesconi, Francesconi per De Angelis, De Angelis, Francesconi, Francesconi, e serve Andreani che va alla conclusione. Gol di Andreani e anche no, no, niente gol, no, niente gol, rigore che quindi dovrà trasformare Anna Giulia Francesconi. Adesso però 2 minuti per non ho visto bene chi, adesso Francesconi, ecco, colpisce il palo Francesconi e in più irregolarità di Torino in attacco, rimane sul 6-5 il punteggio, in questo caso sfortunato il Leno, ma anche un po' di precisione dai 7 metri. So, Torelli, Bartolucci, ancora Sara Bartolucci centralmente, va alla conclusione e trova il gol, quindi dal possibile 7-6, dal possibile 7-5 al 6-6, mentre ancora Sara Andreani questa volta non glielo ruba nessuno il gol, ed è anche una bellissima azione del Leno, quindi 7-6 al 27esimo minuto. Torelli per Sara Bartolucci,
ancora Sara Bartolucci per Torelli. Sara Bartolucci va alla conclusione e trova ancora un bel gol. Sara Bartolucci, 7-7. Richiamata qui all'ordine la formazione lennese, che cerca di ripartire troppo velocemente. Ho 3 minuti alla fine di questa prima frazione. Francesconi per De Angelis, ancora Turina che questa volta va alla conclusione in maniera impeccabile, trova veramente un angolo impossibile da parare per Battenti. 8-7. Torelli per Bartolucci, ancora Bartolucci in posizione centrale, Bartolucci. Bartolucci per Torelli, Cipolloni, Torelli ancora, cerca Cipolloni, un po' di imprecisione adesso, Torelli per Cipolloni, fermata irregolarmente, quindi Lampredi che lancia Turina, tu per tu col portiere, con la finta, il gol di Turina, arriva finalmente il doppio vantaggio per il Leno, tanto cercato, adesso 9-7, in questo finale di primo tempo, prova a scappar via il Leno, certo non sono niente due gol di vantaggio, però si trova per la prima volta appunto con due gol di scarto. Cipolloni va alla conclusione, fermata da Turina. Cipolloni ancora cerca di liberarsi, Torelli, un buon blocco, impedisce la difesa del Leno, Torelli va alla conclusione, non può nulla Ramazzotti. 9-8, adesso Francesconi cerca di servire De Angelis, ancora per Turina, una brutta palla però questa di De Angelis, e quindi niente da fare per il Leno. Adesso Torelli, manca meno di un minuto alla fine del primo tempo, Cipolloni per Torelli, Torelli per Cipolloni, ancora Torelli, Torelli per Cipolloni, Cipolloni riesce a servire Gian Bartolomei, ancora Cipolloni centralmente, serve Faris che va alla conclusione e trova un rigore forse un po' generoso, però decisione degli arbitri, e quindi anche un cambio in porta, esce Ramazzotti, entra Giorgia con Valle, mancano 5 secondi alla fine di questo primo tempo, un rigore decisivo, Cipolloni batte con Valle, 9-9 quando finisce la prima frazione. Adesso 10 minuti di pausa e poi ci ritroviamo qui.
modificare i suoi. Parte ora il secondo tempo, primo tempo concluso sul 9-9 dalle formazioni, perfetta parità qui all'Handball Arena di Leno. Francesconi per Kirillova, ancora Kirillova per De Angelis. Prova ad andare alla conclusione Turina e ci va anche alla conclusione Turina, trova subito un bellissimo gol Turina, quindi nuovo vantaggio lenese. Appena iniziato il match, Lenardon per Bartolucci, Sara Bartolucci su Iudica, ancora Sara Bartolucci centralmente, Iudica. Iudica va alla conclusione, trova un gol qui non impeccabile Romina Ramazzotti, tiro non irresistibile, però tiro che vale il 10-10. Adesso ancora Turina dall'altra parte, questa volta trova la risposta di Battenti. Va alla conclusione anche Lenardon, trova comunque una buona risposta di Ramazzotti. Partita veramente a tutto gas le due squadre in questa ripresa. Adesso Francesconi per Kirillova. Francesconi ancora. Francesconi, Kirillova. Kirillova trova il gol, Kirillova. 11-10. C'è veramente un attimo di tregua in questo avvio di primo tempo, pochi gol di secondo tempo, scusate, pochi gol nel primo tempo, invece già tre gol dopo due minuti e poco più in questa ripresa. Adesso Lenardon, brutto pallone giocato per Sara Bartolucci. Iudica, ancora Sara Bartolucci, va alla conclusione, trova la risposta di Ramazzotti, deviazione decisiva. Adesso Kirillova, Kirillova prova ad accelerare, va alla conclusione Kirillova, trova un'ottima risposta di Battenti, una doppia ottima risposta di Battenti. Arrivano gli applausi anche dei pochi tifosi lenesi che possono assistere alla partita dal palazzetto. Francesconi, Kirillova, Francesconi, Francesconi per Kirillova, Kirillova, De Angelis, fermate in maniera regolare, quindi ancora Francesconi per Kirillova, Francesconi, De Angelis, irregolarità in attacco. Niente da fare quindi per il Leno, rimane solo il vantaggio di un gol. Lenardon adesso per Santarelli Cingoli. Lenardon, Lenardon prova a liberarsi, De Angelis commette fallo. Spende un buon fallo, due minuti anche per De Angelis. Adesso Lenardon. Lenardon per un'ottima imbucata per Faris, però trova il palo, fortunato in questo caso il Leno, sfortunato sicuramente Cingoli. So, può attaccare nuovamente il Leno con Francesconi per Kirillova,
Ancora Francesconi. Francesconi per Kirillova. Kirillova non riesce a liberarsi. Francesconi. Brutto pallone per Turina. Intercetta ancora Cingoli. Adesso cerca di spronare il proprio compagno di squadra anche Lenardon. Iudica per Lenardon. Lenardon, intercetto di Olga Lanfredi, che può andare a tu per tu contro il portiere ospite, lo batte. Giocatona in fase difensiva di Olga Lanfredi. Gol che vale il 12-10. Adesso momento importantissimo del match, un po' di nervosismo anche tra Lenardon e Turina. Intercetta ancora benissimo Kirillova, poi con calma prova a far ripartire le proprie giocatrici. Abbiamo detto momento decisivo dell'incontro questo, doppio vantaggio per il Leno che vorrebbe scappar via. Naturalmente deve rimanere in partita il Santarelli Cingoli. Abbiamo visto infatti anche prima un po' di nervosismo fra le giocatrici. Adesso Kirillova non va alla conclusione, ancora Francesconi, Andreani per Francesconi. Francesconi prova a liberarsi, la giocata rischiata, un'infrazione alla difesa di Cingoli. Turina per Francesconi. Francesconi per Kirillova. Francesconi ancora, De Angelis. Francesconi, c'è un passivo, bisogna andare alla conclusione. Va Kirillova, serve Andreani, però un'invasione. Un'invasione ad Andreani, protestano le giocatrici e la panchina di Leno soprattutto. Adesso nuovo attacco dei Santarelli Cingoli. Lenardon. Lenardon, Bartolucci trova la risposta di Ramazzotti, però ancora pallone nelle mani delle giocatrici in maglia nera. Iudica per Sara Bartolucci. Iudica, adesso arriva il passivo, deve andare alla conclusione anche Santarelli Cingoli. Santarelli Cingoli, fermata in maniera irregolare Iudica da Kirillova. Iudica ancora, c'è sempre questo passivo per le marchigiane. So Lenardon e passi anche fischiato a Lenardon. Può ripartire nuovamente il Leno con Kirillova. Kirillova che prova a fare tutto da sola, va alla conclusione, trova un'ottima risposta di Battenti. Sono veramente ritmi che si mantengono molto alti, sempre doppio vantaggio per il Leno, squadre che adesso non stanno segnando da qualche minuto. Naturalmente meglio per il Leno, un po' peggio per Santarelli Cingoli, che deve trovare un gol per ridurre lo svantaggio. Iudica, Iudica va alla conclusione, blocca addirittura Romina Ramazzotti che si trova lì, poi serve la grande Lanfredi. Grandissimo il pallone di Ramazzotti per Lanfredi, che poi trova anche uno splendido gol. Gol che vale il più 3 quando è appena scoccato l'8° minuto di gioco. Adesso veramente un break importante questo per il Leno. Un po' di nervosismo adesso anche ancora di Lenardon in questo frangente. Comprensibile, abbiamo ripetuto già tante volte quanto sia alta la posta in palio in questo incontro. Lenardon. Lenardon con le finte, fischiata ancora infrazione di passi, è costata lasciare lì il pallone. Trova ancora Turina che batte Battenti e trova un altro gol importantissimo. Adesso più 4 per il Leno, vantaggio che inizia a farsi importante per le padrone di casa. Naturalmente 4 gol nella pallamano possono essere nulla, però è un break veramente importante questo, quando sta per scoccare il 10° minuto in questa ripresa.
adesso Judica. Judica con i passi però, quindi nuova ripartenza di Leno che prova ad andare veloce con Kirillova. Va da sola Kirillova, viene fermata in maniera irregolare, quindi ancora possesso lenese. Kirillova per De Angelis. Francesconi, Turina, De Angelis, Kirillova, De Angelis, ancora De Angelis per Francesconi, Kirillova, De Angelis per Andreani, Kirillova, Francesconi, servita ancora Lanfredi, trova questa volta la risposta dei battenti, rimane più 4 il vantaggio per le lenesi. E adesso arriva anche un time out per Santarelli Cingoli. In campo già le formazioni pronte a continuare questa seconda frazione. 10 gol per Santarelli Cingoli, 14 per il Leno, più 4 per la formazione di casa, che adesso può gestire questo buon vantaggio. Naturalmente 20 minuti sono ancora tanti, ma è la squadra ospite che comunque è costretta a rincorrere. Adesso prova Torelli con Vellieri, ancora Torelli in posizione centrale, Torelli, Vellieri, Torelli, Torelli, Vellieri ancora. Adesso prova ad andare alla conclusione e trova il gol Marignello. Difesa un po' molle in questo caso del Leno, gol dell'11-14. Kirillova per De Angelis, ancora Francesconi, De Angelis, Kirillova, De Angelis è in posizione centrale, Francesconi terzino, De Angelis, Francesconi, Kirillova, De Angelis per Andreani, fermata in maniera totalmente irregolare. E ancora possesso lenese. Francesconi, De Angelis per Andreani, ancora fermata in maniera irregolare. E arrivano 2 minuti adesso per Lenardon. Adesso anche un rigore per il Leno. E arriva anche un cambio in porta, esce Battenti ed entra, se non sbaglio, con il numero 1 Danti. Quindi Kirillova con le finte trova il gol, il gol che vale ancora il più 4, 15-11 in favore del Leno quando sta per scoccare il 12esimo minuto di gioco. Vellieri per Toriello, Toriello ancora per Vellieri, Torelli, Vellieri, Vellieri con le finte, brutto pallone però perso in questo caso, riparte veloce Francesconi, va da sola Francesconi e viene fischiato un fallo, forse doveva essere servita prima, doveva servire prima la propria compagna di squadra Francesconi, anche se non aveva un passaggio libero e facile.
rimane invariata la situazione. Torelli per Cipolloni, che poi ancora serve ancora Torelli, e poi Veglieri, ancora Torelli per Veglieri, che serve Cipolloni, ci mette la faccia e la mano Turina, che adesso viene servita in attacco. Turina questa volta si fa ipnotizzare da Battenti, brava il portiere ospite, un po' meno brava Turina, anche un po' stanca forse, però ha dato veramente tanto Turina quest'oggi al Leno. Su Torelli per Veglieri, ancora adesso va alla conclusione Torelli, gol del -3, riparte subito veloce Leno, non vuole far passare neanche un minuto. Adesso Francesconi per Kirillova, che serve con un look Lanfredi, però non si capiscono le due giocatrici di Leno. È un brutto errore questo in fase d'attacco. Adesso Cipolloni per Torelli, che prova a servire Toriello. Sono ancora Torelli per Cipolloni. Lenardon prova a intercettare Turina, non ce la fa, allora Torelli, arriva la palla a Bartolucci, no scusate, a Iudica, che trova il gol del -2. Francesconi dall'altra parte con le finte, ancora Kirillova, adesso ottima la difesa di Cingoli sull'area di entusiasmo, però sfonda Francesconi e trova un grandissimo gol Francesconi. E torna a +3 il Leno. Quindi sempre +3 per il Leno quando è scoccato il 15° minuto di gioco, quindi metà di questa seconda frazione, +3 per il Leno. Torelli per Veglieri, ancora Torelli, poi Veglieri, Torelli per Mariniello, un'infrazione di piede clamorosa, in questo caso non fischiata dall'arbitro. Sono ancora Cipolloni che va alla conclusione, ci mette la mano Ramazzotti, non ci arriva Francesconi, quindi palla per Lenardon. So Mariniello per Cipolloni, Veglieri, Cipolloni, Veglieri, Veglieri, penetra Veglieri e arriva anche un rigore. Arrivano veramente le proteste della panchina lenese, del poco pubblico qui presente, solo gli accreditati. Adesso il rigore fischiato per Cingoli, va Cipolloni contro Ramazzotti e il tiro fuori di Cipolloni. Se mi permettete, forse un po' di giustizia sportiva in questo caso, perché c'era un fallo prima di piede, c'era un passivo. È arrivato però il rigore non realizzato da Cingoli. Quindi sempre +3 per il Leno. Francesconi, Kirillova. Francesconi, ottima la risposta ancora di Battenti. Può ripartire ancora il Cingoli. Kirillova ferma in maniera regolare Torelli. Iudica adesso Veglieri. Partita che entra assolutamente nel vivo. Veglieri per Torelli. Veglieri, Cipolloni va alla conclusione, qua sbaglia Romina Ramazzotti e quindi nuovamente +2 per il Leno, che prova a sfondare però con Turina, fischiato il rigore in questo caso. Quindi 2 minuti per Lenardon e
rigore dei 7 metri ancora a Kirillova, può tornare subito in più 3, a più 3 il Leno. Vedremo se riuscirà a realizzare ancora Kirillova, poi potrà sfruttare anche una superiorità numerica. Kirillova realizza in maniera impeccabile, ancora più 3 e adesso superiorità numerica per il Leno, che quando stiamo per arrivare alla fine di questo 18° minuto potrebbe sfruttare la superiorità numerica. Vediamo Veglieri da sola, Veglieri va alla conclusione, fermata ancora in maniera irregolare, arriva sempre il fischio arbitrale. Veglieri, Iudica, fermata in maniera regolare da Lanfredi, doppio fallo qui Lanfredi Kirillova. E anche 2 minuti per Lanfredi, quindi finisce la superiorità numerica per il Leno. Va però la conclusione Iudica, trova un'ottima parata di Romina Ramazzotti. Francesconi per De Angelis, ancora Turina per De Angelis. Kirillova. Kirillova per Andreani, ancora Kirillova. Kirillova. Kirillova sfonda e trova però il palo. L'impallo poi fortunato per Cingoli. Deve adesso tornare rapidamente. Leno lo fa. Un po' lento forse qui il Cingoli in fase offensiva. Torelli per Cipolloni, ancora Torelli. Iudica per Torelli, non penetra, ottima la difesa di Francesca Turina, partitona oggi di Francesca Turina. Iudica fermata in maniera regolare da Francesconi. 14-17 il punteggio, e qui un'infrazione di passi fischiata a Toriello, poi subito Andreani per Francesconi, va da sola Francesconi, trova il gol Francesconi, più 4, 18-14 per il Leno quando sta per finire il 20° minuto di gioco. Adesso a 10 minuti dalla fine un vantaggio di più 4 che potrebbe essere veramente decisivo per il Leno. Qui trova una grandissima parata Romina Ramazzotti, ottimo il riflesso del portierone del Leno. De Angelis, Andreani, Francesconi, De Angelis, ancora Francesconi, Kirillova per Francesconi. Kirillova, Francesconi prova ad andare da sola, serve Andreani che riesce a girarsi e trova un'ottima conclusione, torna a più 5 Leno al 20° minuto, 21° quasi. Adesso veramente è un vantaggio di più 5 molto importante. Adesso anche un 2 minuti per la giocatrice del Cingoli, quindi anche un vantaggio numerico per il Leno. Su qui c'è un momento di pausa, non ho capito bene cosa sia successo, forse devono comunque segnare questi 2 minuti di per una giocatrice del Cingoli. Adesso forse chiarita la situazione e si può riprendere.
con Torelli in posizione centrale. Ora Torelli per Torelli in posizione centrale, cerca di liberarsi Sara Bartolucci, viene fermata, adesso ancora Veglieri, sempre il blocco di Krillova. Veglieri fermata ancora irregolarmente, anche qualche lamentela dalla numero 8 in maglia nera. Torelli adesso prova a servire ancora Veglieri, va alla conclusione, sfortunata, traversa per Veglieri, adesso ripartenza veloce di Krillova, prova Veglieri a metterci una pezza ma arriva alla conclusione di Lanfredi, trova però un'ottima parata la giocatrice numero 1 Danti. Krillova, Francesconi, ancora Krillova, Krillova per Francesconi, Krillova, Francesconi, fermata in maniera irregolare Francesconi, Krillova, ancora Krillova per Francesconi, Krillova alla conclusione, trova una deviazione di Danti e quindi possesso di Cingoli, sempre a meno 5 quando mancano 7 minuti e mezzo alla fine dell'incontro, adesso si stringe il tempo a disposizione per la formazione marchigiana, prova Sara Bartolucci ad andare alla conclusione, fermata in maniera ancora una volta irregolare. Veglieri per Torelli, ancora Torelli in posizione centrale, Iudica, Iudica fermata Marignello, sempre in maniera irregolare. Iudica per Torelli, Torelli ancora, Iudica, Torelli, Iudica, Iudica che prova a far tutto da sola e lo fa alla grande questa volta, prova un bellissimo gol, 15-19, meno 4. Krillova, Francesconi trova la traversa in questo caso, attenzione, potrebbe ripartire velocemente Cingoli, non lo fa però, di più 4 per il Leno quando mancano 6 minuti alla fine dell'incontro. So Iudica deve accelerare il Cingoli, Bartolucci serve in maniera non ottimale la propria compagna di squadra Chiara Bartolucci, ma arriva un fischio arbitrale, quindi ancora possesso per il Leno. Adesso Iudica centralmente, Chiara Bartolucci ci mette le mani, Francesca Turina, Iudica va alla conclusione, fermata e arriva con ancora un fischio arbitrale. Va alla conclusione ancora Chiara Bartolucci, fermata anche questa volta in maniera regolare, fischiano veramente tutto gli arbitri. 2 minuti per De Angelis. C'è ancora Marignello, prova arriva un time out.
tornano in campo le due squadre. Su Torelli per Judica, ancora Torelli che serve ultimamente proprio compagna di squadra. Poi allora arriva la palla alla giocatrice numero 8 Veglieri, palla però che termina a lato. Adesso ancora possesso quindi lenese quando mancano meno di 5 minuti alla fine dell'incontro. Francesconi prova la finta, Kirillova fermata ancora in maniera irregolare. Kirillova, Francesconi, Lanfredi per Kirillova, per Francesconi. Ancora Francesconi per Lanfredi che va alla conclusione. Ancora l'ottima risposta di Danti. Prova Kirillova a far tutto da sola e lo fa alla grande. Trova un grandissimo gol. Torna a più 5 il Leno quando mancano 4 minuti. E adesso veramente un vantaggio che si fa importante per il Leno. Judica per Leonardon. Leonardon. Judica. Ancora Leonardon. Prova a servire Marignello, ma fermato in maniera regolare da Andreani. Leonardon. Leonardon ancora centralmente. Kirillova la ferma in maniera regolare. Judica prova ad andare alla conclusione, non ce la fa, fermata in maniera irregolare. De Angelis per Kirillova. Meno di 3 minuti in cui Leno può controllare, può controllare per arrivare alla quarta vittoria del proprio campionato. Francesconi. Francesconi che serve Lanfredi, non va alla conclusione Lanfredi, allora Kirillova, ci va lei la conclusione. Più 6 addirittura adesso per il Leno. Quando mancano 3 minuti. Meno di 3 minuti, 2 minuti alla fine dell'incontro. Judica per Leonardon. Leonardon per Judica ancora. Ancora Leonardon. Servita Veglieri. Dice di no anche questa volta però Romina Ramazzotti con un intervento strepitoso. Adesso Kirillova per Francesconi. Ancora Francesconi. Si libera il tiro Francesconi, fermata in maniera regolare. E rigore per il Leno. Kirillova adesso dai 7 metri contro il portiere marchigiano. Lo batte Kirillova e diventa addirittura di più 7 il vantaggio per il Leno ad un minuto dalla fine. Leonardon per Judica. Leonardon. Judica. Judica va alla conclusione deviata dalla difesa. Adesso ultimo minuto di questo incontro. Brutto pallone giocato all'indietro dal Cingoli. Un po' anche di stanchezza adesso e manca un po' di lucidità. Judica.
Leonardon va alla conclusione, ci mette una pezza Andreani, poi palla recuperata da Ramazzotti che serve in profondità Francesconi. Francesconi non trova il gol, tira fuori Francesconi, qui forse pecca un po' di sicurezza e di convinzione e quindi niente da fare. Adesso mancano veramente meno di 20 secondi al termine, brutto pallone perso comunque da Cingoli. A 10 secondi al termine possiamo dirlo, con questo più 7 che il Leno conquista la quarta vittoria del proprio campionato, ma così a quota 9 punti raggiunge il Cellini Padova, e mentre rimane a quota 4 il Santarelli Cingoli, per questa lotta a salvezza che si fa sempre più intensa. Io vi ringrazio di essere stati con noi e ci vediamo qui per il prossimo match casalingo del Leno. Buona serata a tutti.